Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Questa liturgia è una spiegazione rivelata del dramma di Israele, ma è anche un severo ammonimento per noi. Quando l'Evangelista Matteo scrive nel suo Vangelo questa parabola, nelle comunità cristiane del suo tempo c'era una domanda, una meraviglia, una cosa quasi che non sapevano spiegarsi: perché Israele, il popolo di Israele, tanto prediletto da Dio per tanti secoli in preparazione della venuta del Messia, quando viene Gesù, non lo riconosce, non lo accoglie, lo fa condannare a morte come un malfattore? Perché il Vangelo di Gesù è stato accolto soprattutto dai pagani e da pochissimi ebrei, anche se grandi, perché tra di loro ci sono gli apostoli, c'è Maria, c'è San Paolo, ma la maggior parte del popolo, specialmente i capi, non hanno creduto
creduto in Gesù e addirittura l'hanno fatto mettere a morte. E la liturgia di oggi, anche il Vangelo di Matteo, contiene la risposta a questa tragedia. Non è un dramma semplicemente, è proprio una tragedia, perché spiega in qualche modo come mai il popolo prediletto alla fine è diventato l'ultimo di tutti i popoli, e dopo che Dio l'aveva scelto proprio per essere depositario del regno di Dio e della venuta del Messia, a loro è stato tolto il regno di Dio, è stato dato ad altri, tra cui ci siamo anche noi, ai popoli pagani. E ancora questo dramma continua nella storia, perché la maggior parte dei figli di Israele non credono in Gesù. Non credono in Gesù, aspettano ancora un Messia che non verrà. Ecco, però, perché questo è avvenuto? Già Isaia, siamo proprio nell'VIII secolo, con questa che viene chiamata il canto della vigna, aveva già descritto questa tendenza di Israele di non corrispondere all'amore di Dio. L'amore di Dio qui è espresso da questo contadino che cura la sua vigna in un modo, diciamo, straordinario, perfetto. Però misteriosamente alla fine, anziché dare frutti buoni, dà rovi e spine. Simboleggia, è un simbolo della storia di Israele, che dopo essere stato tanto amato non corrisponde all'amore di Dio in gran parte. Ecco, però c'è anche adesso un'altra domanda per noi: perché la liturgia fa ascoltare a noi oggi, dopo 2000 anni, questa parabola e questa storia? Solo per farci conoscere qualcosa del passato accaduto ad Israele? E poi Matteo, quando scrive lui, il primo secolo dopo Cristo, più o meno, è preoccupato solo di dare la risposta storica di Israele? No, perché c'è un ammonimento per noi, come c'era un ammonimento per la Chiesa primitiva. Il dramma e la tragedia di Israele può sempre ripetersi nella storia. E se noi ripetiamo sulla vita nostra e di quelli che noi conosciamo, i nostri parenti, i nostri figli, i nostri amici e colleghi, possiamo scoprire che questo dramma incombe nella vita umana. E dove sta il dramma? Sta nel fatto che noi siamo tanto amati da Dio, oggetto di tante premure, e rischiamo di fare la fine di Israele, cioè di non corrispondere. E dobbiamo meditare sull'esito di questa incorrispondenza, perché nella parabola si vede come Dio ha una pazienza grandissima, manda il primo gruppo di profeti a cercare i frutti, questi li uccidono, li maltrattano, manda un secondo gruppo più numeroso, qui è la storia di Israele, tutti i profeti che hanno avuto, maltrattano pure quelli, alla fine manda il figlio, uccidono questo. Dopo il rifiuto del figlio non c'è più niente, non c'è più niente. San Giovanni della Croce, uno dei grandi mistici, della storia, ha scritto queste parole: nel suo figlio Dio ci ha detto tutto e ci ha dato tutto. Chi dopo di lui aspettasse un'altra rivelazione sarebbe deluso. Ecco, allora dobbiamo guardare, per far fruttificare questo Vangelo che abbiamo sentito, la nostra vita cercando due cose: di vedere le premure di Dio nella nostra vita, la cura che Lui ha. Perché noi siamo a volte troppo ciechi e troppo superficiali
siamo come gente a volte che se ne va nel mondo lamentandosi di questo e di quello e non vede i segni dell'amore di Dio e la sua cura. E quindi poi non ci sentiamo spinti a ricambiare l'amore di Dio. Il dramma di molti, oggi soprattutto, è che sono immensamente amati da Dio e pensano di essere abbandonati da Lui, come se fossero abbandonati da Lui. Questo è un grande dramma. E la liturgia di oggi ci ammonisce dicendo che questo tempo della misericordia di Dio, delle mille premure, non è un tempo infinito, è un tempo che ha un limite. Il tempo della misericordia ha un limite. Oggi noi siamo un po' imbambolati e confusi perché si insiste talmente su questa misericordia da dimenticare che questa rivelazione di Dio spinge e ha bisogno della risposta nostra, perché Dio rispetta la nostra libertà. E quindi se noi ci ostiniamo nel rifiuto dell'amore di Dio e della misericordia, alla fine facciamo la fine di Israele. Sarà tolto loro il regno di Dio e sarà dato a un popolo che farà fruttare. Ecco, dobbiamo chiedere al Signore proprio questa apertura della mente, questa nuova attenzione a vedere i segni del suo amore e a decidere di corrispondere senza far passare inutilmente il tempo che Dio ci dà. Così sia. Amen.